Schenè, Elio Sofia, Assia d'Ascoli ai microfoni per presentarvi Massimiliano Vado e Giampaolo Costantino e parleremo appunto del teatro più bello di quello che si fa a Catania, perché è il teatro che ci piace di più. Perché a Catania gira molto teatro, e a noi questa cosa ci piace molto. Nelle piccole città, tipo Roma, Milano, così non ci si fa più, invece nelle piccole città la gente ancora va a teatro. No, anche perché sto vedendo, anche vedendo un po' i contatti su Facebook, come ci siano anche a Roma la volontà di avvicinarsi ai piccoli teatri piuttosto che ai grandi teatri, che magari è molte volte difficile o dispendioso, mentre magari in piccoli, soprattutto infatti per quanto riguarda la produzione, mentre nei piccoli teatri c'è anche un contatto molto più diretto con il pubblico. In questo anche la bellezza del teatro del Canovaccio, che è come recitare non al centro della scena, ma al centro del pubblico. Poi, proprio nel salotto di casa propria, sì, 54 però... posto. Però il teatro del Canovaccio ha degli effetti speciali, cioè se tu vai, pensa, senza occhialetti, puoi vedere l'attore in 3D. Ovviamente. In 3D li senti il loro sudore, gli odori che emanano gli attori, questa carne da macello da spettacolo. Giovanotti ci ha messo tanto a fare in quel tour, non mi ricordo qual era il tour, che poi a un certo punto la gente sentiva questa specie di odore di talco nell'aria. Invece vai al Canovaccio senza 3D, senza niente, senza effetti speciali, anche non è odore di talco, non è odore di talco, è un'altra cosa, ma lo senti. Però è tutta roba mia personale, quindi original. Semmai ho corrotto un po' di quello di Giovanotti per essere ancora più incisivo, più forte, sì. Allora, Massimiliano, parliamo di questa educazione sentimentale delle femmine della specie. Sì, ho visto tanti interrogativi che ci sono, che vengono posti. Tanti interrogativi, nessun esclamativo. Nel senso che credo che sia destino fondamentale di ogni uomo sulla Terra chiedersi il perché esistano le donne e il perché le donne si comportino in alcune maniere anziché in altre. Ed è compito delle donne comportarsi come gli uomini non si aspetteranno mai. Proprio per spiazzarli. Credo lo facciano apposta, ci deve essere una sorta di alleanza di cui noi non ci accorgiamo. Io in un bellissimo litigio con la mia controparte femminile. Ah, sei fidanzato? Sono fidanzato. Mi spiace molto. In un impeto ho detto, allora, le cose, o è così o è cos'ha, cioè o è bianco e nero. No. E lei mi ha risposto, ma che c'entra, tu non capisci che ci sono tutte le sfumature dei grigi. E lì ho capito che solco incolmabile c'è e sarà sempre incolmabile. Sei comunque fortunato, perché ha detto grigi e non è passata al blu, al viola, al tutta la scala, all'oltremare, al verde sottobosco. Ecco, infatti mi sento un po'. Grazie Assia, ci aiuti molto. E proprio questo fa capire quanti interrogativi vengono posti sulla scena senza appunto trovare degli esclamativi, perché sono tante domande. Allora, da dove nasce, da quale esigenza nasce questo spettacolo, del quale sei regista, autore e interprete? Sono regista, autore, interprete... Produttore. Sì, anche. Cioè, tutto quanto, perché comunque è uno sforzo che assumo su me stesso, cercando di fare contemporaneamente in scena sia uno scrittore che si occupa di capire le donne e quindi non arriva a capirle, e anche contemporaneamente tre personaggi femminili, perché non c'è modo migliore per capire l'infelicità che calarvicisi di dentro. Hai visto? E visto che le donne sono portatrici sane di infelicità nel mondo maschile, ho detto io ci entro dentro e provo a capire come funzionano. E poi soprattutto l'uomo non ne riesce a fare a meno, quindi è una sorta di masochismo maschile, sì, atavico, che ci porta a soffrire. Io non so perché questa cosa esiste, però è vero, l'uomo non riesce a... Possiamo vivere con loro, non possiamo vivere senza di loro. C'è addirittura chi non riesce ad averne non meno di 8 a sera, e ha anche ruoli importanti istituzionali, abbiamo scoperto quest'anno. Sì, lo invidio anche molto, però... Perché uno serve da mamma, una serve da badante, l'altra serve da infermiera, l'altra... Quindi tutta la sfida. Io invece ho cercato di sopperire da me stesso imparando a cucinare, per esempio, imparando a fare le pulizie, spesso mi stiro le camicie da solo, per cui ho capito che me ne servono 2-3, a 8 non pretendo di avere. Però devo dire che per altre cose è impossibile sopperire alla loro presenza. Questa, anche perché lo spettacolo, questo qui, ad esempio, che rapporto, cioè che emozioni ti hanno dato le donne? Che ti hanno detto? Si sono seccate oppure hanno detto tutto? Ho fatto delle prove aperte a Roma, speravo che il mio spettacolo fosse divertente, una mia amica si è messa a piangere. Ah,
Quindi forse ho sbagliato tutto. Cioè, però, quindi però, magari ci sono gli uomini che ridono e le donne che piangono. Lo spero tanto. In realtà la provocazione è un po' nel mio DNA. Mi scorre nelle vene più del sangue. Però forse ho calcato un po' la mano su certe cose. No, non lo so ancora. Capirò questa sera con un pubblico totalmente estraneo, quindi che non sa chi sono io. E domani sera. Domani sera. Stasera domani faccio sera. Voci nel stasera deserto. Stasera c'è Voci nel deserto. Madonna che rimbambito. Non è che stasera invece di attaccare con Voci nel deserto attacchi col pezzo tuo. Gli abbiamo dato un'idea. È un pericolo che l'arancino potrebbe anche sviluppare esponenzialmente. Però no, non ne ho idea. No, stasera Voci nel deserto. Ricapitoliamo, stasera faccio Voci nel deserto con Giampaolo e tutti gli attori catanesi allo zoo, entrata gratuita. Invece domani sono al Teatro del Canovaccio e faccio l'educazione sentimentale delle femmine della specie, che parla invece di femmine. Cultura una sera, femmine la sera successiva. Vedi, non mi faccio mancare niente. E poi l'arancino a seguire. E poi l'arancino. Credo la anche cultura, insomma, carpaccio di tonno, cose che si trovano perfettamente qua, insomma. Nella presentazione del tuo spettacolo ho letto una frase che mi ha fatto davvero ridere, perché poi è la verità. Una tua domanda: la sindrome premestruale trasforma la donna in un serial killer? Forse quella è l'unica risposta che abbiamo. Sì, cioè, una volta il mio fidanzato mi guardò con tenerezza e mi disse: amore, sì, mi ti dispiace. Amore, mi dispiace, ma per te ci vuole un esorcista. Ecco. Cioè, proprio, e aveva ragione. E dopo due giorni tu gli hai detto: sai che cos'era? Scusa amore perché... È che in certi giorni del mese io proprio non ci sto. Scusa amore se abbiamo litigato 18 ore su questa cosa totalmente inutile, però forse è colpa mia, guarda, colpa mia. Scusami tesoro. Adesso aspettiamo una settimana e poi facciamo pace, appunto. Però devo spezzare anche una lancia. Se quella cosa fosse capitata a noi uomini per gran parte della nostra vita, come avremmo reagito? Siamo stati allettati per almeno un paio di mesi, grazie, lamentandoci. Grazie Elio, ti voglio bene. Grazie. Ogni volta che penso a questa cosa un pochino mi viene una sorta di solidarietà solo morale. Che, farei volentieri a scambio mestruazioni servizio militare, anche se ora non esiste più. Non c'è più, quindi appunto, che scambio appunto. È? Però io l'abbiamo fatto noi. Beh, noi siamo stati obiettori tutte e due, dai, diciamo la verità. Che mi è andata anche peggio, devo dire. Però in realtà essere maschi regala delle gioie che le donne non capiranno mai. Quella di scrivere il proprio nome sulla neve, per esempio, è una roba che noi possiamo fare e loro no. Perché questa poi l'hai capita? L'ho capita subito. Perché la fanno tutti i maschi, è un po' il sogno proibito di ogni donna, credo. Ma anche le gare a competizione, almeno. Sì, cioè ci sono. Ma dai, a prescindere proprio dal nome sulla neve, dalle gare a competizione, è proprio una una delle tante, perché me ne invidio cose a voi maschietti. Anche che possiamo tagliarci la barba senza sentirci in colpa. Se vi potete tagliare la barba senza, e dicendolo mi tolgo la barba ogni mattina, invece noi là di nascosto all'estetista e poi facciamo finta che invece siamo tutte delle pesche. Adesso non gli è uomini per niente così. Non so perché si sono ridotti alla schiavitù dell'estetista. Ma perché? Ma non lo fate, voi che avete questa meravigliosa libertà, non lo fate, è una schiavitù terribile. Non solo, ma poi ci sono persone che escono dall'estetista con queste sguardi inquietanti, perché gli fanno queste sopracciglia con o allungate o con sguardi interrogativi. Io mi ricordo uno ha detto: ma perché mi stai guardando così male? No, non è proprio il sopracciglio, gli hanno fatto che sbagliato il sopracciglio, ha sbagliato l'estetista. Quindi gli fanno queste espressioni interrogative o arcigne alla Jack Nicholson ogni tanto, che vengono invece proprio causa depilazione da sopracciglia. Il prossimo spettacolo si chiamerà L'educazione pratica dell'estetista femmina. E infatti mi piace. Sì. Comunque, proprio perché ci sono tanti interrogativi, c'è questa continua ricerca di rapporto uomo-donna, ma soprattutto di tante domande. Lo spettacolo sarà presentato al Teatro del Canovaccio, lo diciamo, il 27, il 28 e il 29. Rientra all'interno del palinsesto del Canovaccio? Dunque, rientra all'interno di un palinsesto di monologhi. Quest'anno il Canovaccio ha preferito... Dite palinsesto, come se fossimo in TV. Vabbè. È di un cartellone, diciamo così, di un progetto. Diciamo un progetto creato. ed un progetto quindi che prevede un cartellone in abbonamento, che è quello che. Di cui ogni anno il Canovaccio è stato portatore, già siamo portatore sano di cultura, lo diciamo. Vi ringraziamo per questo. Appunto, già tre spettacoli sono andati in scena. Il quarto, appunto, sarà il Malloppo di Orton, di cui dicevamo prima, e ce ne saranno ancora poi due a seguire fino al mese di giugno.
Quest'anno abbiamo pensato di dar voce anche ai singoli e appunto abbiamo creato un cartellone, dicevamo, monologhi. Siamo già al terzo appuntamento con Massimiliano, abbiamo avuto Nino Romeo, abbiamo avuto Francesco Foti e avremo ancora Maria Rosa Sapienza e qualcun altro. Ed un terzo che è solo per bimbi, anche i bimbi devono approcciarsi al teatro, quindi un cartellone di fiabe. Per la prima volta al Canovaccio avremo Maria Rosa la civetta paurosa, avremo delle fiabe siciliane, quindi approcciare i bimbi alla, anche al dialetto, ai cunti antichi, così come si dice. Giampaolo, vogliamo dare i contatti, i recapiti telefonici per quanto riguarda il teatro del... Hai preparato, che bella cosa che il teatro del Canovaccio, perché il... Assolutamente, quindi abbiamo un sito Facebook, naturalmente www.teatrodelcanovaccio.it. Un sito web www.teatrodelcanovaccio.it, quindi un contatto Facebook Teatro del Canovaccio o al contatto Facebook scritto Giampaolo Costantino o Giuseppe Calasciura o Salvo Musumeci. Quindi abbiamo anche dei contatti telefonici, abbiamo il 349 5606 522, che è un mobile al quale normalmente rispondo io, e poi c'è il fisso del Teatro del Canovaccio, che in questo momento 095 53 0761. Perfetto. Allora, confesso una cosa. Stamattina sono scappato fuori di casa con questo disgraziato, ho dimenticato a casa tutti e due i cellulari. Un uomo nel 2012 che esce di casa senza i cellulari è un uomo perso. Ormai ricordiamo quindi comunque il Teatro del Canovaccio in via Gulli 12. Lo diciamo perché? Perché è proprio il successo che sta riscuotendo questo cartellone di monologhi ha portato sempre praticamente al tutto esaurito. Assolutamente, ma sì, anche l'overbooking al quale insomma neanche... È un mito che sarà sfatato domani.